se potessi sdoppiarmi cercherei le cose più velocemente. Ragazze, abbiamo un problema. È un'ora che sto cercando il mio telefono e i miei occhiali e ne ho assolutamente bisogno perché devo chiamare l'ospedale per prenotare una visita. Quindi per favore aiutatemi. Va bene, ok? Forza, cercate. Ragazze, ho trovato gli occhiali, ma non ho ancora il telefono. Studierei più velocemente. Allora ragazzi, la situazione è questa. Io domani ho un esame e modestamente non ho studiato una cippa di niente. Vantati. Quindi voi mi dovete aiutare. Mirko numero 2, tu studierai dal capitolo 1 al capitolo 47. Mirko numero 3, tu farai una relazione di 50 pagine sull'ultimo argomento didattico. Io, in quanto Mirko 1, nonché originale, studierò, anzi leggerò il capitolo 48. Scusa, come mai tu un capitolo, io 47? Te l'ho detto, perché io sono l'originale, voi siete delle misere copie, quindi voi fate quello che dico io. È chiaro? Al lavoro. Leggiamo. Farei più cose contemporaneamente. Finalmente posso leggere l'ultimo capitolo di My Hero Academia. Cavolo, però dovrei anche studiare. Idea! Che palle, devo studiare! Ah, che bello, ora posso leggere in pace. Mi raccomando, studia bene, che devo prendere 30. Andrea, due appuntamenti contemporaneamente. Eccita quello. Ma è un cane, ma chi è che l'ha preso per questo film? Io non lo so. Ma anche lei, Ma tu cosa ne sai che stai giocando? Comunque, ascolta, questa sera ho il compleanno di Stefano, ma c'è un problema. Perché c'è anche la laurea di Clarissa, quindi dobbiamo per forza sdoppiarci. Tu vai al compleanno di Stefano e io vado alla laurea di Clarissa. Perché tu vai alla laurea di Clarissa? Perché ho deciso io sono l'originale, decido io, caro. Scusa, cioè. Laverei i piatti più velocemente. Tieni Ali, grazie Ali. Guarderei due serie TV contemporaneamente. La regina degli scacchi o i Teletubbies? Perché la regina degli scacchi è una serie bellissima, ma i Teletubbies sono i Teletubbies. Vabbè. Teletubbies, la regina degli scacchi. Vai. Io ti sconfiggerò con le mie fine. Teletubbies. Perché mi faccio Luigi? Sono una fisica senza ciao. Tante coccole. Beh, per esempio potremmo trombare. Scusa, puoi abbassare un po' il volume che non sento niente? Metterei in ordine più velocemente. Ma guarda che casino che c'è. E quel nulla facente non alza un dito. Vabbè. Mi salverei dalle situazioni difficili. No, domani il compleanno di Alice, io non le ho fatto niente, mi sono dimenticato. Mirko 2, tu vai a prendere subito il regalo per Alice. Ma se siamo in quarantena, dove vado? Io ho capito, allora costruiscitelo, vai in garage, ci sono gli attrezzi. Mirko 3, tu vai a comprare un mazzo di fiori. Ma se siamo in quarantena, dove vado? Ma poi ci stai sfruttando da 2 giorni. Gliel'ho detto. E allora vallo a staccare dal giardino, dai, trova una soluzione. Mirko 4, tu vai a fare il tiramisù subito. Ok. Mirko 5, tu assicurati che lei non scopra niente. E io ragazzi, mi siedo qua e gioco a Clash Royale. E poi voi fatemi sapere se... Ok, se avete bisogno di una mano mi sdoppio di nuovo e vi do un collega. È bello lui, non fa niente, ci sfrutta come degli schiavi disgraziati e sta lì a giocare a Clash Royale. Landru! Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa del che sei capace? La coppia che scoppia, se il video ti è piaciuto lascia un commento e iscriviti al canale. Le giornate la coppia che scoppia, sono come noi, la vita di coppia vissuta da eroe. La coppia che scoppia è un'esplosione, Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.